La Commissione Bilancio ha concluso l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria, quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Piemonte. Nel 70° anniversario della Liberazione, il Comitato Resistenza e Costituzione e l'Associazione Liberi Pensatori Paul Valéry hanno promosso lo spettacolo teatrale La Memoria rende liberi, allo scalo dell'ex stazione ferroviaria di Piazza Borgodora. Coinvolgere i cittadini nella vita politica, economica e sociale della comunità è l'obiettivo della proposta di legge sulla cittadinanza attiva presentata a Palazzo Lascaris dal Consiglio Provinciale del VCO con il Lions Club International. Affrontare la malattia senza perdere la propria femminilità è il messaggio della mostra fotografica Tu cancro, io donna, allestita a Palazzo Lascaris fino al 9 marzo. L'esposizione è organizzata in collaborazione con ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Le insidie che si nascondono dietro una telefonata commerciale, i diritti del consumatore, la privacy degli utenti, i provvedimenti adottati dalle autorità competenti. Sono stati temi al centro del convegno Suona il telefono, chi sarà che chiama? In collaborazione con Core con Piemonte. Si è svolto a Torino, al Centro Congressi della Regione Piemonte, il seminario PA. Digitale informazione, un rapporto virtuoso. All'incontro, organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Ordine, hanno partecipato oltre 200 giornalisti. Nel centenario dell'entrata in guerra dell'Italia durante il primo conflitto mondiale, è stata allestita nella biblioteca della Regione Piemonte la mostra Cimeli dal fronte, gli oggetti che parlano della Grande Guerra. La mostra è visibile fino al 9 marzo.